Amici di HD Blog, eccoci nella cripta del non morto. Andiamo verso il boss della zona. Come vi dicevo prima, lo facciamo rushando, non sto a perdere tempo. Cercherò di evitare ogni scontro, soprattutto in una zona particolare. Le streghe qua sono abbastanza lente, non dovrebbero darci problemi. Perfetto, quindi qua non ci inseguono, quindi possiamo andare tranquilli. Umano non viene, non produciamo luce, vai tranquillo. Scattiamo, lui in teoria ci prende quasi sempre, infatti. Ora uno dei due ci insegue, quindi sarà necessario colpirlo. Però lo portiamo in zona abbastanza sicura. Eccolo qua. Si può anche evitare questa cosa, si scappa direttamente. Siamo già qui. Ce lo leviamo dalle spalle. Ecco. Perfetto. Allora, vi faccio vedere una cosina interessante prima. Ci sono 1, 2, 3, 4, 5 cavalieri. Allora, se presi per uno non danno problemi, tutti insieme è davvero complicato, però la cosa diventa ancora più complicata grazie a questo schifoso che, se gli lasciamo premere la campanella, richiama, come in questo caso, maledizione, richiamerà un po' di fantasmi. Ecco, era quello che volevo evitare, gli ho lanciato apposta una piromanzia, ma niente. Allora proviamo rushando. Non sarà semplice anche rushando, perché bisogna fare un dribbling, fare andare a vuoto gli attacchi di questi schifosi. Ce l'abbiamo fatta! Sì! Ce l'abbiamo fatta! Eccolo qua. Con calma e sangue freddo bisogna sconfiggere questo boss. È grosso, è un'arma che è molto molto lunga, si estende con una grande gittata, ed è proprio Velstad, la guardia reale. Non è complicato il boss, sì. Bisogna solo studiare bene il pattern. Io non me lo ricordo più, quindi lo sto studiando in questo momento. Ecco, ho dimenticato di far diventare l'arma magica. Varo di colpi. Allora, il tempo di riaprire energia c'è. I colpi sono pesanti, quindi occhio a non esagerare. Siamo comunque vicini. SMS. Quando carica così evitiamo di andare a attaccarlo, perché diventa pericoloso. Questo simpaticone poi... Questo simpaticone poi andrà a utilizzare la magia oscura. Adesso purtroppo non ricordo i casi. Velstad o
scuro, mi raccomando. L'oscurità molto potente, devo trovare il momento giusto per colpire. Non è facile perché i movimenti sono più veloci, quindi conviene cercare di far aumentare la propria stamina velocemente. Date solo un colpo in questi casi, gli attacchi sono più veloci e più cattivi. Sapevo, vero. Che la cura è pericolosissima, sta molto bene, sentiamo dei paio di punti. Sono occasione per colpirlo, tiro. Colpite e cercate di andare a segno al 100% perché è molto pericoloso, ma non tanto per il suo pattern, no? Perché se colpisce fa male, quello è quello che vorrei dire. Il nostro scudo assorbe al 100%, però se colpisce nel momento in cui siamo scoperti, la cosa diventa molto pericolosa. Ecco, adesso sto arrivando al momento critico dove di solito perdo, lo evito. Ok, dai. Eccolo. Non è stato facile, però ce l'abbiamo fatta. State attenti ai cavalieri se avete lasciato, perché potrebbero inseguirvi. Forse non ci guardano, speriamo. Ok, non ci hanno guardato. Questo è Re Vendrick. È in forma di Hollow, ovviamente. Quindi cos'è successo? Re Vendrick si dice in rete che potrebbe essere la forma di Hollow del nostro primo personaggio di Dark Souls, quando abbiamo scelto il finale negativo. Sono teorie, non ho ancora avuto modo di approfondire il tutto. Intanto noi avanziamo nella storia e andremo avanti con la trama principale. Questo qui sono ovviamente le vesti del re. Scudo. Raccogliamo l'anello del re e possiamo finalmente andare avanti nella storia. Volendo possiamo attaccarlo, ma per adesso evitiamo, anche perché in questo momento non dovrebbe proprio contare da neanche vederci. Parliamo con il nostro amico. Adesso abbiamo finalmente ottenuto l'accesso ai vari, sto leggendo, scusate, ai vari cancelli del re. Ci decidi di andare a est. Ok, siccome non ho nessuna intenzione di rifarmi la strada al contrario, consiglio a tutti di avere almeno un osso del ritorno, che ce ne andiamo via. Perfetto, adesso tornerò a Majula, farò un piccolo livellamento, potenzierò un po' le armi e tra poco vi farò vedere dove andare con l'anello del re equipaggiato. Perfetto, al prossimo video allora.